adesso farà Giampiero farà questo stinco ripieno, che è un stinco natalizio, chiaramente. È uno stinco agrodolce, come la commedia che ci hanno presentato loro, quindi e metteremo quindi un po' di ingredienti dentro. Potete accomodarvi, dentro. Salvo, mi così almeno adesso vi porto un aperitivo, qualcosa da mangiare. Mi raccomando, i nostri ospiti. Qua da mangiare non manca mai, Antonio. Da mangiare non manca mai. Allora, facciamo questo stinco che è una ricetta proprio per il Natale, quindi insomma utilizziamo questo stinco, iniziamo dallo stinco, che lo prendiamo già disossato, vedi? Già aperto il libretto, lo mettiamo in questo modo. Diamo un po' di ingredienti tra i tanti che hai, perché vedi. Sono due cosette però. Due cosette, cioè. Guarda, no, perché abbiamo il piatto inquadrato, per favore. Ormai è diventata una dicitura questa. Allora, diceria, abbiamo un po' di frutta. Un po' di frutta secca, albicocche, castagne, salsa saba, anice stellato, cannella, arancia a vivo, uvetta, zucchero, miele, sedano, carote, cipolla, arance, radicchio, e più che. Sale, pepe. Mi hanno portato qualcosa da mangiare? No. Non ancora, adesso arriva. In quella cosa lì non gli manca niente, non ti preoccupare. Allora prendiamo quindi il nostro stinco e lo andiamo a aprire. Ne facciamo una leggera sacca in questo modo. Noi siamo già anche noi verso il Natale, stiamo facendo le ricette di Natale ormai da un mese, perché noi ci portiamo avanti. Certo. E quindi quest'anno il Natale è cominciato prima. Quest'anno Natale per noi è iniziato il 20 di novembre, quindi vedi. Si inizia sempre prima. Ah, certo, assolutamente. Anche gli addobbi nelle città a novembre ci sono è già. Vero, quindi è vero, anche quest'anno. Limone, arance, vedi grattugiato in questo modo. E andiamo, e questa sarà la parte aromatica, e andiamo poi a prendere le albicocche, questa frutta secca con le castagne. Voi siete buongustai? Mangiate? Assolutamente sì. Siciliano un po' di tutto, visto che voi continuate a vivere. Un po' di tutto, avendo avuto la fortuna di fare sempre, come dire, tante tournée in giro per l'Italia. Abbiamo apprezzato la cucina italiana in lungo e in largo. Quindi, beh, giusto. Ma c'è per esempio, per me rimane indimenticabile un formaggio che mangiai ma tantissimi anni fa, il Bitto. Il Bitto, meraviglioso. Ma un formaggio invecchiato 30 anni. Io sono rimasto così, cioè il formaggio era più grande di me. Buonissimo. Bene, se lo sapevamo prima gli facevamo trovare il Bitto qui, capito? Lorenzo, dove si trova il Bitto? Il Bitto si trova in Lombardia, è un formaggio incredibile. Tra l'altro lui credo che si riferisse al Ribelle, che è una produzione molto limitata e particolare che fa appunto queste invecchiature lunghissime. Vedi, sappiamo dove trovarlo. Lo recuperiamo. Te lo faremo avere, vedrai. Bene, allora, è bello perché uno poi a me piace molto, noi abbiamo detto che a noi piace molto fare anche dei regali di cibo, perché regalare il cibo è anche un modo di, non di stare insieme, di stare in compagnia della tavola. Intanto vedete, noi mettiamo nello stinco tutta la frutta secca. La frutta secca che abbiamo detto, quindi albicocche e castagne, che sono già precotte, e poi mettiamo un po' di prezzemolo in questo modo e lo andiamo a chiudere. E lo leghiamo. Lo leghiamo e lo andiamo a spadellare, Antonella. Passate anche il Natale insieme o di solito separati? No, lo vedi. Le feste questo, no. Poi diventa... No. Va bene essere buoni, ma scemi no. Cioè, voi le vacanze ad esempio d'estate no? Cioè le vacanze ognuno per sé. Io il 20 dicembre cancello il suo numero e poi chiamo a qualcuno per farmelo ridare il 7 gennaio. No, quest'anno no, perché dovete sapere anche com'è andato il film. Quindi, capito? Dovete confrontarvi con il botteghino, con le cose, ma io non dico niente perché tutti sono superstiziosi, sai, nello spettacolo. Io no, mi vesto anche di viola, quindi non me ne frega niente. Però è giusto che sia così. Senti, Anto, ma ti posso far fare una cosa? Dimmi. Mi servirebbe un po' di due arance. Ti spremo? Anzi, lo sai che facciamo? Aspetta, vado a metto il grembiule. Con tutto il rispetto, maestro, però maestro, facciamo lavorare Peppino. No, lascialo lì. No, non può lavorare col cappotto. Però può stringermi il grembiule, dai. Faccio io. Allora, lo andiamo a mettere in padella in questo modo e lo andiamo a spadellare, Anto. Poi dall'altra parte prepariamo una base di sedano, carote e cipolla. Gli agrumi poi voi insomma ne avete aiosa. Sono affascinato da tutto quello che sta facendo. Lui è visto, adesso vedrai, guarda, vedrai. Allora, lui che fa lo stinco e poi vicino a te c'è il maestro dei risotti e poi ci farà un risotto straordinario. Poi prendiamo il radicchio, che è questo eccezionale. Io le ho fatte tutte e due le arance, va bene? Benissimo, Anto.
anche perché noi gli facciamo fare le cose che servono, non è vero che gli facciamo fare cose che non servono, vero Perse? Mi fate fare le cose di scarto, non vi fidate di me, ma non importa. Allora, poi andiamo a pulire bene il radicchio in questo modo, vedi Antonella? Leviamo quella parte perché lo dobbiamo utilizzare tutto il radicchio, è veramente un prodotto fantastico, soprattutto questo. Di tante decine di anni fa si usava esattamente l'opposto, cioè oggi noi usiamo soprattutto le foglie del radicchio, mentre anche la parola suggerisce che c'entrava qualcosa la radice, e quindi erano molto più sviluppati i fittoni ed era la parte proprio che Giampiero sta cercando di non perdere, vedi, solo pelandola, perché è fantastico. Esatto. Radicchio lo mangiate, verdure a posto? Che poi secondo me è la parte più buona, Lorenzo, che può essere utilizzata sia cotta che cruda, anche da insalata. Quindi in questo caso, adesso facciamo vedere. Carta forno, olio, carta argento, olio. Carta forno sotto, argento, uvetta. Uvetta, questa a me piace tantissimo, la faccio anch'io spessissimo. Poi miele. Vedi il miele sopra il radicchio. Chi è dei due più bravo a cucinare? Ah, noi quando siamo in tournée, addirittura lo dico, voglio fare un complimento, Salvo è un ottimo cuoco, lui cucina tantissimo. Si diverte tantissimo a cucinare, però i piatti li fa lavare a me. E beh, giusto. Perché lui è appassionato, lui si diverte però a lavare i piatti. Però chi cucina poi l'altro lava i piatti, nelle coppie è così. Ma lui certe volte anche quando arriva a casa degli altri c'ha la passione, dice li posso lavare io, e li lava lui, è proprio... Bene, se non c'era lavastoviglie. Vedi, questo è un piatto ad esempio sano, anche perché poi quando sei in tournée non è che si può sempre stare fuori a mangiare, se no è un disastro. Ecco. Allora prendiamo l'arancia e la mettiamo a ridurre, questa parte di arancia la mettiamo a ridurre in questo modo con anice sellato e cannella. E poi ti farò vedere il perché. Dobbiamo perché creare un'emozione. Perché è Natale. Ho visto. Uvetta. E poi adesso andiamo a mettere la parte dello zucchero a velo. Ecco, quindi, ecco, questa cosa di mettere lo zucchero a velo fa l'agrodolce del... Fa molto Natale, Antonella. Fa molto Natale, ma fa anche l'agrodolce del radicchio. È una bella idea. Un po' di, vedi, di olio. E qualche goccia di succo d'arancia lo mettiamo anche in questo modo. Avete mai pensato di scrivere un film con dei protagonisti degli chef? Può essere un'idea, può essere un'idea. Fino ad ora no, non ci abbiamo pensato. Perché in cucina avvengono un sacco di cose, come sapete. Anche troppe. Anche troppe, anche troppe. Anche troppe. Anche troppe. Vedi, tutti d'accordo però, nessuno che ci tira indietro. Potresti, guarda, come sceneggiatori qua vi potremmo qua dare una mano. Possiamo fare una serie, possiamo una fare. Una serie, potrei fare una serie, davvero. Allora, andiamo a chiuderlo bene, dalla parte dei bordi, in questo modo, e lo mettiamo in forno a 180 gradi. Al cartoccio proprio, 180 gradi. L'abbiamo accartocciato. Quanto tempo? È da ieri sera che lo sopporto. Ma anche il vestito da Verdi è un disastro. Ma tu lo sai che ieri sera è venuto a mangiare, erano le 10, io sono arrivato tardi e lui si era appena svegliato. Come i bambini, Antonello? Alle 10 di sera lui si sveglia. Vabbè, non importa, non voglio indagare, non voglio indagare su cosa fanno i cuochi a proposito di vita. No, io ho fatto ritardo. Cioè, pensano che la gente di spettacolo abbia vita interessante. No, i cuochi hanno una vita interessante. No, non tutti. Allora, quanto tempo sono state? 20 minuti, 180 gradi, guarda che spettacolo. Guarda che belle. Guarda che bello. E il nostro radicchio è pronto. Il nostro radicchio è pronto. Adesso voglio quello capire che lo stinco. Lo stinco. Abbiamo fatto rosolare in questo modo, quando è cotto lo andiamo a bagnare. Okay. E lo facciamo cuocere a nanna per 2 ore. E poi facciamo il prima e il dopo e viene questo, guarda. Ah, sempre sul fuoco. Sempre sul fuoco. Poi... Questo è l'arancio ridotto, quello che hai fatto con l'anice sellato e la cannella, io te lo metto qui e andiamo ad emulsionarlo. Con e cosa? Qua con l'olio. E qua faremo una citronette dove andremo a condire poi il nostro radicchio in questo modo. Guarda Anto. Hai capito? Ma quindi, senti che profumo, senti che profumo. Vai, guarda come monta. Fantastico. Pepe. Ma guarda che bello che diventa questo dressing. Hai visto? Bellissimo. Con l'arancia. Salutiamo tutti i concorrenti dello Wamageddon che hanno perso oggi. Noi... Sai che in Italia in questo momento ci sono circa 200.000 persone che seguono questo programma con il muto e i sottotitoli del televideo. Perché se no perdono al Wamageddon. Esatto. Ma guarda che stupidi, a me piace così tanto le canzoni del Natale. Qui abbiamo fatto questa insalatina di radicchio, andiamo a mettere
ci stanno dicendo che dobbiamo chiudere, ma tanto il piatto è preparato. Santo cielo, dobbiamo santo chiudere. Santo cielo, santo cielo, santo. Allora, metti qua. Perfetto. Vedi, l'abbiamo condita in questo modo. Vedi, fa molto Natale. Vedi che bello, arancia, quindi agrumi della vostra terra, con radicchio del nord. Abbiamo già unito l'Italia con questo piatto. Sì. Poi abbiamo fatto radicchio al forno, il nostro stinco, guarda, che guarda, già tagliato, sì, perfetto. Vedi? Guarda che robetta, Antonio, ma che gli vuoi dire a sto piatto? Ma che gli vuoi dire a sto piatto? Ma che gli vuoi dire, guarda, poi lo mettiamo in questo modo, qua vicino. Bello. Vabbè. Poi, siccome il radicchio va mangiato sia cotto che crudo, questa insalatina qua vicino la mettiamo. E il sughino dove glielo metto? Il sughino glielo mettiamo qua vicino. Sopra? Sì, sì. Posso? Ma tu puoi fare quello che vuoi. No, non vorrei sbagliare, non vorrei rovinarti. Guarda, però è talmente bello, guarda. Vai, alto. Ma che io volevo dire a sto ma piatto? Che gli vogliamo dire ma a sto che piatto? Io dire a sto piatto? Questo stinco ripieno con il trionfo di radicchio e di agrumi di Gian Piero Fava. Grazie.